Allora, Sconfidi Brescia è un confidi per chi non lo sapesse, è quella cooperativa che sta in mezzo tra le banche e gli operatori economici del settore, in questo caso del mondo di Confcommercio, quindi commercianti, albergatori, operatori nel settore del turismo, dei servizi o anche artigiani. È cioè quella cooperativa che fa sì che le banche possano erogare dei finanziamenti all'imprenditore o laddove non lo farebbero o a costi ovviamente minori. Questo perché la cooperativa garantisce nella misura almeno del 50% il finanziamento Io stesso. sono Io sono appunto in carica dal 2009, devo dire che se anche ho già 51 anni, nell'ambito di questo mondo sono comunque piuttosto giovane. È un mondo da sempre un po' prerogativa di persone di una certa età. Io quindi ho cercato fin dall'inizio di svecchiare, se così si può dire, ante litteram rispetto a Renzi, così di ringiovanire, perché credo che gli operatori debbano essere persone che hanno a che fare direttamente con le situazioni di mercato. Così come io oggi mi presento qui non in giacca e cravatta, ma con i miei vestiti normali, non voglio enfatizzare la mia persona, così come non voglio mistificare quello che sono. Io sono un micro operatore, un micro imprenditore, e come tale soffro la situazione di grave crisi in cui siamo tutti, e come tale ho in mente due cose precipue, che sono la salvaguardia del patrimonio della cooperativa e l'aiuto sempre e comunque per gli operatori che si rivolgono a noi attraverso gli istituti di credito o direttamente. Dal 2009 ad oggi ho sicuramente imbroccato, come potremmo dire, gli anni peggiori dal dopoguerra ad oggi a memoria di tutti. Quello che però mi fa un po' specie rispetto ad altre persone che parlano di questa situazione di grave crisi è che io credo, sono fermamente convinto che si possa parlare di questa situazione se la si tocca con mano, e essendo io un imprenditore la tocco direttamente con mano e quindi mi rendo meglio conto, almeno presumo di rendermi meglio conto, di quale sia la necessità di aiuto da parte dei miei colleghi e di quale sia anche l'opera di convincimento che si deve svolgere nei confronti degli istituti di credito perché non addivengano a quel restringimento del credito stesso che pare essere, che è il problema maggiore. Il nostro primo fornitore è il fornitore di denaro. Se noi questo denaro l'abbiamo a costi eccessivi o non lo abbiamo in un modo o nell'altro quanto è necessario, è chiaro che l'impresa soffre o l'impresa addirittura muore, come è sotto i nostri Io occhi. Credo, grazie allo staff tecnico che mi supporta, grazie anche ai consiglieri e così forse anche grazie appunto a questa sensibilità che penso di far capire che si emana da me, ho ottenuto quel risultato che dicevo, per cui il patrimonio della cooperativa negli anni è cresciuto e si è rinforzato, ma altrettanto abbiamo erogato un notevole numero di pratiche, e cosa ancora più soddisfacente per me, l'incaglio, cioè, è bassissimo. Noi abbiamo imprenditori sul nostro territorio seri che pagano in qualunque modo, anche faticosamente, e ben pochi sono i casi in cui ci troviamo a non aver fatto delle scelte ponderate sempre e comunque, visto che ovviamente le pratiche che addivengono alla definizione sono state attentamente vagliate. Ci troviamo a dover dire di non aver fatto una scelta giusta, e quindi la mia soddisfazione in questi 4-5 anni, quando sono appunto presidente, è di aver dato una svolta da un lato giovanile, diciamo così, e anche nello staff tecnico sono contento. Il nostro direttore, per esempio, è una donna, e anche qui diciamo forse precorso i tempi. I ragazzi che lavorano con noi sono ragazzi giovani, sono laureati o laureandi, abbiamo anche un ottimo rapporto con l'Università di Brescia, facciamo fare degli stage, e anche ultimamente un ragazzo che finirà lo stage tra poco verrà poi assunto perché ha dimostrato il suo valore. E quindi diciamo tutto si indirizza verso questo, che è come posso dire, che è un valore che appare correre su binari tra loro difficili da conciliare, però penso
stiamo riuscendo bene, quindi il patrimonio della cooperativa cresce, crescendo il patrimonio della cooperativa cresce la nostra capacità di aiutare nell'erogazione dei finanziamenti, gli istituti di credito che con noi sono convenzionati e sono tutti più importanti sul territorio, sia banche prettamente locali che banche nazionali, e penso che tanti imprenditori possano così essere soddisfatti di quello che è stato il nostro lavoro.